Salve popolo del tubo, sono sempre io Draker e oggi finalmente siamo qui in un nuovo episodio di Fortnite Experiment. Abbiamo cercato di esplorare le isole segrete, senza successo. Abbiamo cercato di vincere una battle royale facendo 0 kill, senza successo. E abbiamo cercato di far ballare i nostri avversari su di un palco, senza successo. Oggi invece cercheremo di fare un esperimento un po' più classico, un esperimento che anche gli altri hanno già provato a fare, ma lo andremo a riproporre in chiave Draker. Cercheremo di sopravvivere più tempo possibile restando praticamente sospesi nel vuoto, o meglio in cielo. Quello che faremo sarà semplice: andare in un posto pieno di loot, di lamiera o legno o pietra che sia, fare una scala chilometrica verso il cielo quasi al limite, poiché sappiamo ormai che c'è un limite di distanza che si può percorrere dal basso verso l'alto, e arrivati lì cercheremo di crearci un pavimento e cercheremo di restare più tempo sopra quel pavimento sperando che nessuno dal basso ci spari facendo crollare il tutto il nostro progetto. Non ci resta come al solito che sperare che tutto vada nel meglio e sperare che almeno questo esperimento vada a buon fine. Allora, io direi di andare al laboratorio della latrina, la mia amata Flash Factory, a raccogliere un sacco di lamiera e per poi fare quello che vogliamo fare per l'appunto. Ovvero fare la scala come sta facendo questo tizio qui e creare poi un pavimento sospeso nel vuoto. L'unico problema è che ci stiamo passando praticamente da sotto, quindi sicuramente ci ritroveremo un sacco di rompiballe. Che cazzo. Ok ragazzi, adesso se non c'è nessun altro possiamo andare praticamente tranquilli. Prendiamo giusto lo stretto necessario che ci può servire per raccogliere lamiera e stare tranquilli, non si sa mai, per difenderci da altri rompipalle tipo questo. Dobbiamo raccogliere almeno 500 di lamiera, almeno, è anche poco 500 di lamiera per quello che vogliamo fare. Per di più non siamo neanche in safe, e te pareva? Siamo a 335 di lamiera, ancora poca. 500 ci siamo arrivati, però abbiamo ancora un po' di tempo da perdere, raccogliamone finché possiamo. Io direi di andare in safe adesso a raccogliere poi ancora altra lamiera, perché è inutile adesso fare una scala nella tempesta, non dureremo per niente. Quindi cerchiamo di andare con cautela. Sì, lo so che non sto sistemando l'inventario né bere non sto bevendo le pozze, dovrei farlo però. Almeno bere le pozze, dell'inventario poco me ne sbatte, dato che comunque tra poco dovremo stare in alto. Dobbiamo stare anche attenti qua, poiché a quanto vedo c'è stata presenza umana. Solo che sto andando praticamente in un punto di interesse dove sicuramente ci sarà gente che mi distruggerà la scala, in men che non si dica. Dobbiamo cercare di fare questa cosa in una zona isolata possibilmente. Noi non dobbiamo per niente farci vedere, dobbiamo sperare che non ci vedano. La safe non è tanto lontana da qui, per di più non è in punti di interesse. È lì adesso che dobbiamo muoverci a fare la nostra scala verso il paradiso. Sicuramente ce la butteranno giù in un batter d'occhio, già lo so, anche perché siamo praticamente in una safe piccolissima. L'unica cosa che possiamo fare, cazzo quanto loot ce l'ha, è provare a fare una scala e vedere quanto tempo resiste, perché sicuramente ce la buttano giù. Direi di farla da qua. Are you ready? Here we go. Dai, non buttatemela giù, non buttatemela giù, vero? Non subito almeno. Sembra che tutto stia procedendo liscio come l'olio. Strano però. Cerchiamo di raggiungere il limite. Siamo già piuttosto in alto. Ovviamente dobbiamo cercare di non cadere. Ok, sembra che siamo arrivati al massimo dell'altezza. Da qua possiamo vedere praticamente tutto. Ed è strano che nessuno ci stia buttando giù la scala. Ok, adesso non ci resta che fare un soffitto. Raga, sta riuscendo stranamente. Non ho idea di come, ma sta riuscendo. Abbiamo ancora tanta lamiera a disposizione. Raga, volete vedere che riusciamo a vincerla? Così? No, raga, guardate! Guardate!
Per quale opera di quale Spirito Santo ce la stiamo facendo? Che succede? No, aspetta, questa cosa la voglio capire. Però io voglio riprovarci. Perché stava andando non bene, benissimo. Ovviamente andiamo sempre a Flash Factory, ormai è amore allo stato puro. Dimmi che quello non sta venendo a Flash Factory, dimmi che quello non sta venendo a Flash Factory, quello sta venendo a Flash Factory. Perché deve rompere il cazzo? Non mi rompere i coglioni, nessuno mi deve interrompere durante il mio esperimento. Oddio, è quello là che sta a fare. Non ti permettere più. Questa volta credo che ce la possiamo fare sul serio. Tra un po' inizieremo a costruire le scale, nella speranza di non morire come dei perfetti deficienti come prima. Ok, noi siamo al sicuro. È da qua che dobbiamo stare attenti adesso. Che poi il mio ragionamento su fare le basi della scala nella tempesta non ha molto senso, perché comunque basta che sparano in mezzo e comunque tutto quello che c'è dopo crolla senza alcun problema. Aspetta, guardate dov'è la safe. Come faccio ad arrivarci fino là? Vabbè, siamo arrivati. Ok, siamo arrivati più in cima possibile. Adesso come prima distruggiamo quest'ultima scala che non ci serve a nulla. E da qua iniziamo a costruirci il pavimento. Dai, non rompete le palle, nessuno vi sta dando fastidio, voi continuate a uccidervi là sotto. Sicuramente non arriveremo in safe, però almeno vediamo se qualcuno viene a romperci le palle o meno. Quanto ci rimane? Siamo lontanissimi dalla safe. È stato un piccolo fail. Però ragazzi, guardate cosa siamo riusciti a fare. Magari volendo potremmo anche riuscire ad uccidere qualcuno da qua sopra. Ma mi sembra piuttosto impossibile. Ecco, per l'appunto stanno distruggendo da dove? Sicuramente adesso mi uccidono col cipollino. Beh ragazzi, come volevasi dimostrare, è quasi impossibile riuscire a sopravvivere in cielo senza non essere disturbati da nessuno. Anche perché, vorrei vedere voi, basta distruggere qualcuno da là sopra, basta distruggere qualche pezzetto là sopra e il gioco è fatto, una kill è fatta. Quindi mi sembra più che normale. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio per aver visto l'esperimento fino alla fine. Vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto, mettere non mi piace al video se vi ha fatto cagare, seguirmi su Facebook, Instagram e unirvi al nostro server Discord per farvi qualche chiacchierata e giocate assieme a noi. Adesso l'unica cosa che mi resta da dirvi è, come al solito, ciao, vediamo un prossimo video.